Perfetto, buongiorno a tutti. Allora, come avevamo anticipato diversi mesi fa, questo è uno dei tanti interventi che stiamo facendo sul verde pubblico nella nostra città. Sapete che abbiamo dato anche importanza alle frazioni, questo ne è ovviamente un esempio. Questa è un'area che conoscevo, diciamo, abbastanza bene, era un'area comunque abbandonata, perché credo che l'impresa, se fa vedere le foto di prima e dopo, vi renderete conto, chi abita almeno a Valli sicuramente si renderà conto di cosa c'era prima e di cosa abbiamo creato adesso. Sapete che è un intervento collegato al PNRR che l'amministrazione ha deciso di dedicare interamente al verde pubblico nella città, e gli interventi sono stati, saranno insomma a Valli, e questo è uno dei primi interventi che concludiamo, ai giardini centrali di Sottomarina di Viale Umbria, che stanno ultimando. Ne creeremo di nuovi a Sant'Anna di Chioggia, poi prenderemo in mano anche la zona di Isola Verde, però l'intervento, quello più grosso, è quello anche della zona dell'Arena Duse, dietro l'Arena Duse, che adesso è una zona comunale ma che non è utilizzata da nessuno, praticamente è una zona abbandonata. Ecco, ci teniamo a dire che con questo risultato vogliamo ritornare sulla questione dell'importanza delle frazioni per noi. Pensate quanti anni aveva questo spazio verde e ne era ovviamente inutilizzato. Al di là del giardino centrale, che sono state messe le giostrine pochi mesi fa, questa è un'altra area importante, perché comunque è un'area verde, sana, bella, rimessa a nuovo, riqualificata, e dalla parte di là è un'area dedicata solamente ai cagnolini, ai cani. Quindi mi raccomando, quando portate il vostro amico a quattro zampe, se fa la cacchina, tiratela su, perché dobbiamo aver rispetto di chi viene dopo anche. È un'area di quanti metri quadri? 1500? Sui 1500 metri quadri, solo per area sgambamento cani. Quindi un'area all'ombra. Hanno messo anche le fontanelle dell'acqua, avete visto, perché il cane dopo ha bisogno anche di bere. Quindi credo che per Valli sia un risultato comunque importante, sia per i cittadini che per la frazione così importante, insomma. Poi se ci sono le questioni della via Pascolone, parliamo in separata sede. Oggi siamo qua per inaugurare questo spazio verde dedicato ai bambini, alle famiglie, agli anziani, che possono venire qua ovviamente in compagnia e passare del tempo. Basta. Io ringrazio ovviamente la società che ha progettato, che ha fatto questo intervento, l'ingegner Napeti, che è il dirigente dell'ambiente, l'assessore De Perini, Serena, che sta seguendo passo passo ovviamente tutte queste operazioni, questi interventi, e l'impresa ovviamente che ha eseguito questo intervento, ma sta concludendo l'intervento su Viale Umbria, che dovremo inaugurare verso la metà, poco prima della giornata di Ferragosto. Ecco, abbiamo aspettato che sia completato l'intervento, mancavano delle giostrine e quindi abbiamo atteso questa cosa qui. Vedete, pavimento antitrauma, ma poi qui saranno i tecnici a spiegare come è nato questo giardino e tutta la volontà che abbiamo messo e l'impegno che abbiamo messo proprio per tutti. Vai Serena. Grazie Sindaco. Ricordo qualche mese fa, quando qualcuno ci ha detto: ma allora, ste giostrine a Valli non arrivano, sti parchi a Valli non arrivano, e noi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto: abbiate un attimo di pazienza, perché stiamo lavorando, stiamo arrivando, e Valli avrà non una, ma ben due aree verdi importanti. Io credo non ci siano tante parole da aggiungere quando possiamo vedere dei bambini su un'altalena felici. Quindi veramente io direi che oggi è stato raggiunto un bello obiettivo. Abbiamone cura tutti, e le cose belle poi rimangono, ok, se vengono anche tutelate. Mi aggiungo nel ringraziamento agli uffici, e aggiungo anche la dottoressa Ballarin nel lavoro, la dottoressa Vivian, e lo dico sempre, mi ripeterò all'infinito, le amministrazioni fanno sempre bella figura quando gli uffici però lavorano bene, e quindi è un lavoro sempre di squadra. E quindi grazie a tutto questo team che ha realizzato quest'opera. Un ultimo appunto, e rivolgo un ringraziamento che magari non si aspetta al sindaco, perché quando c'è stata la possibilità di questo progetto PNRR, progetto importante, lo abbiamo ribadito più volte, più di 5 milioni di euro, avremmo potuto fare tante cose, avremmo potuto decidere magari di spenderle in maniera diversa, no.
Il sindaco ha dato un input, in accordo con l'amministrazione, ben preciso, tutto dedicato al verde. Sappiamo il nostro territorio quanto magari soffra una carenza anche di strutture del genere, e credo che oggi veramente siamo qui a dare veramente una risposta importante. Quindi anche grazie sindaco per questa lungimiranza e caparbietà su questa iniziativa. Grazie Elena. Il fatto degli spazi aperti, ovviamente del verde pubblico, ovviamente è stato anche dal dopo Covid, no? Io ricordo i bambini sul dopo Covid che sono ritornati a scuola, erano tutti con le mascherine e le maestre chiedevano anche spazi verdi dove portare i bambini, perché c'era bisogno di stare ovviamente all'aria aperta e non chiusi in classe. Questa è una zona che potrà essere tranquillamente utilizzata, a parte che le scuole di Bali hanno già del verde intorno, però potrebbe essere utilizzata anche ovviamente dai bambini delle nostre scuole qui di Bali, scuole elementari in particolar modo, e quindi è un'area che si presta ovviamente a tutto. Ci sono anche aree picnic e tutte queste cose qua, quindi ripeto, i bambini potrebbero venire anche qui e passare una mattinata nella loro frazione, nella loro città. Adesso come diamo la scaletta? Un po' di tecnicismi, poi anche l'ingegner Napetti e il progettista e le ragazze che sono le tecniche, vai, le ragazze, vai. Abbiamo ripiantumato tutta l'area verde, abbiamo sistemato, spalciato il prato che era in uno stato di totale abbandono. Voce. C'erano due alberi che stavano... finta del sigarga oneroso. C'erano due alberi morti che abbiamo ripiantato, abbiamo abbattuto e ripiantato perché erano pericolanti, soprattutto per i cittadini e chi poi usufruiva del parco. Quest'area che vedete è un'area immacolata di 132 metri quadri che serve per tutelare i bambini quando giocano e appunto è antitrauma e quindi impedisce poi che i bambini si facciano male quando giocano. È di ultima generazione perché come vedete è fatta in un'unica colata rispetto a quelle in blocchi che invece vedete magari nei parchi un po' più antichi. E tutte le siepi a confine sono state piantate da noi e sono 321 individui e quindi è un bel numero di siepi e di verde che va a riqualificare quest'area. Abbiamo inserito 3-4 panche all'ombra dove poter studiare e leggere e anche nell'area cani, come vedete, dove appunto poi possono, i padroni possono portare il cane a aspettare all'ombra. Due fontanelle e due nuove panchine. Sì, e nell'area centrale abbiamo l'area parcheggio che vediamo qui in mezzo, in cui la pavimentazione è stata risistemata e riqualificata, ritinteggiata e inserita uno stallo parcheggio per il diversamente abile. Nota che ci tenevo a sottolineare, uno dei tre giochini che abbiamo installato è un gioco adatto anche ai bambini in carrozzina o alle persone con scarsa capacità visiva, quindi sono dei giochi inclusivi e l'idea di queste aree sono insomma, tutte le persone possono venire e qualsiasi persona, indipendentemente dal loro stato, accedere ai nostri nuovi spazi. Infatti anche la pavimentazione in autobloccanti è stata risistemata perché è resa più accessibile, perché prima era deteriorata questa pavimentazione che vedete qua. E anche quella d'ingresso è stato creato quel sentiero in terra autobattuta, quindi anche totalmente green e attento alle politiche europee in tema di ambiente. Bravi! Bene, un applauso! No, io allora, noi siamo lo studio che ha progettato in comitanza con l'interesse del comune. Siamo onorati veramente di essere qui, di consegnare oggi quest'area che, come dire, valorizza e dà veramente una gioia in più soprattutto ai bambini, e spero renda più vivibile e più vivibile il quartiere a tutti voi. E mi immagino che proprio da oggi in poi, con questa bellissima giornata fresca, sia, diciamo, il biglietto da visita di quest'area che dovrà rimanere così e rimarrà sicuramente così, rispettandola e ovviamente e utilizzandola nel migliore dei modi. Poi noi siamo ancora coinvolti, come ha detto il sindaco, in altri ambiti e finiremo tra pochissimo il giardino di Viale Umbria e saremo anche lì onorati di consegnarvelo finalmente, perché questa è la stagione calda e quindi
a noi premeva sicuramente concludere i lavori e consegnarli prima, diciamo, dell'estate, perché è giusto che la cittadinanza ne usufruisca. Basta, io volevo ringraziare tutti voi di oggi che siete venuti qui e ci diamo appuntamento, io spero che chi possa venire venga, il 12 agosto a inaugurare i giardini, quelli grandi di Sottomarina, che sono fatti più o meno con questi concetti. Abbiamo utilizzato sempre delle aree giochi, dei tappeti antitrauma, dei giochi inclusivi, però essendo che è molto più grande vi invito tutti quanti a visitarla. Grazie. Grazie. Perché abbiamo aspettato le ultime giostrine, sapete, se vuole come dirigente, mi raccomando, non sia troppo critico. Giusto per ricordare, giusto per ricordare la genesi di questo progetto, come degli altri progetti che stiamo seguendo nell'ambito del PNRR. È una misura del PNRR che parte da un progetto e da un inizio di inclusione, per cui è una cosa che è nata in maniera trasversale tra il mio settore, che si occupa di verde pubblico, giardini e parchi, e il settore che è diretto invece dalla collega dottoressa Daniela Ballarini, che è il settore sociale. Da questa unione, da questa sinergia che abbiamo messo in campo su un'idea che è nata appunto dalla dottoressa Ballarini, abbiamo aderito a questa misura di finanziamenti, e quello che stiamo cercando di ottenere è, al di là dei giardini che andavano comunque riqualificati, al di là del verde che andava messo in manutenzione, un'idea di parco dove tutti possano veramente accedere, tutti possano partecipare e tutti ne possano fruire. E con questo spirito che stiamo cercando di portare avanti, e abbiamo portato avanti fino alla conclusione questo come altri parchi, lo stesso sarà per Viale Umbria, dove abbiamo avuto una particolare attenzione sia all'inserimento di giochi inclusivi che di percorsi praticabili e accessibili a tutti, come per la parte conclusiva dell'intervento, che sarà quella dell'ambito 3, quella dell'arena, dove anche là si sta cercando insieme con lo studio di andare proprio in questo senso, che è lo spirito primo della misura di finanziamento al quale noi abbiamo attinto e stiamo facendo riferimento. E quindi un po' questo sta animando il lavoro del gruppo, che ripeto è un lavoro trasversale, è un lavoro sì di manutenzione del verde, ma non è solo manutenzione del verde, perché l'idea di creare dei posti, dei punti di aggregazione, è in realtà quella che ha mosso fin dall'inizio tutto questo intervento e tutte queste operazioni. Di questo bisogna ringraziare la collega, la dottoressa Ballarini, e l'altra nostra collaboratrice, la dottoressa Vivian, che fin dall'inizio, assieme a me, che ho dato un minimo di supporto tecnico, ovviamente avendo delle competenze in questo senso, hanno voluto fortemente e hanno dato vita e via a questa iniziativa, che sta andando avanti ormai da un paio d'anni in realtà, sì. Perché voi state vedendo i risultati di quello che è stato un percorso abbastanza lungo, iniziato con l'adesione al bando di finanziamento, e poi seguito dalla progettazione, dall'individuazione delle aree, da tutto quello che poi alla fine è necessario per arrivare a risultati come questo. Ecco, questo qui, giusto per ricordare un po', far mente locale, come ha detto l'ingegner Napeti, è il famoso PNRR che era arrivato alla città metropolitana e che il sindaco Brugnaro aveva deciso di dedicare i 89 milioni a tutti i comuni della città metropolitana. Noi abbiamo fatto i nostri progetti, abbiamo mandato le nostre idee e siamo rientrati appunto come altri 23 comuni, noi siamo il 24esimo, a ricevere appunto questi soldi, insomma, del PNRR. Quindi è lavoro comunque di squadra. Giusto per ricordare, poi loro sono sicuramente più precise, è vero che siamo a Valli, ma diamo un pillola di anticipazione. Io, la mia figlia più grande ha 17 anni, io non l'ho mai portata nei giardini di Viale Umbria, quindi pensate, torno indietro di 15 anni, perché quei giardini comunque erano, non dico abbandonati perché sono frequentati, erano frequentati, ma sicuramente le giostre erano già rovinate. Pericolose 15 anni fa. Quindi lì andremo a vedere proprio la riqualificazione. Poi nell'altra parte dell'Arena Duse
verranno piantumati quanti alberi pressappoco? Avete già i numeri? Ancora precisamente dobbiamo stabilirli. Abbiamo circa 200 alberi. Ecco, abbiamo circa, io sì, ricordo, circa diciamo. Avevo circa, forse un po' meno di 200 alberi nuovi, ma non alberi intesi come cespugli, alberi. Lì andremo a creare un nuovo boschetto dove adesso non c'è nulla praticamente. Una pineta. Ecco, ecco. Quindi ripeto, chi dice che l'amministrazione Armelao è contro il verde, chi dice che noi tagliamo gli alberi, noi interveniamo sugli alberi che sono a rischio caduta, perché se cade un albero che era stato segnalato vanno ad arrestare il sindaco, perché il sindaco sapeva e non ha dato l'ok per tagliare l'albero. Quindi andremo a metterne circa 200 in una zona dove non c'è nulla. Quindi questa è la nostra volontà e la decisione politica era stata quella di dedicare questo PNRR solo sul verde pubblico, alla riqualificazione del verde pubblico, creando nuovi spazi, che è questo, anche se era già verde ma era disabitato praticamente. Io non so chi di Valli frequentava questo giardino così, in questa maniera, no? Ecco. E poi a Sant'Anna creeremo una cosa nuova e dietro l'Arena Duse, al di là del giardino di Viale Umbria che già esisteva, andremo a crearne altrettanto di nuovi. E se andate a rivedere sui social, sulle pagine, la conferenza stampa del 4 di dicembre del 2023, lì l'impresa aveva spiegato tutti i passi, tutte le frazioni coinvolte in questo intervento. Si può fare di più sicuramente, però credetemi che un po' alla volta stiamo arrivando dappertutto. Inizieremo anche, adesso oggi non c'è l'assessore ai lavori pubblici, inizieremo anche con queste famose asfaltature che purtroppo i prezzi aumentano, calano, e quindi ogni volta prima di partire con un lavoro c'è della revisione dei prezzi che blocca e che toglie anche chilometri, cioè centinaia di metri di strada, perché non ci, con i soldi ovviamente impegnati non riusciamo a dare risposte ovviamente come si voleva. Ecco, questa lo dico sempre perché nessuno dimentica nessuno, però il primo intervento proprio parte da una frazione che è quella di Valli, che ricordo, giardino centrale, videosorveglianza, quindi il ponte delle Trezze, quindi non è che Valli è stata dimenticata. E sia... perché non mette a partuto e sorveglianza sui casi più critici? La strada della Storta, la videosorveglianza intanto va messa nelle parti centrali di snodo, dove le macchine entrano ed escono dal territorio. Ecco. Chiaro che una telecamera ci vorrebbe ogni 10 metri, no? Però ovviamente è impossibile. Ma si dico i principali, quindi bene. Ah, come bene. Dopo che ti ho ciapi. Noi abbiamo terminato, ringrazio a tutti per la presenza, abbiatene cura adesso.